brevemente soltanto per un saluto e con questo siamo onorati questa sera di ospitare qui nella splendida cornice della chiesa Santa Maria dei Lumi, che è la chiesa che in qualche modo contraddistingue il centro storico di Bassano Teverina, una chiesa del 200 tutt'oggi consacrata, che grazie alla lungimiranza anche del nostro parroco viene anche utilizzata per manifestazioni culturali quale questa di oggi. Ecco, ringrazio veramente Carlo Galeotti perché ci ha stimolato a creare questo momento di riflessione che durerà per tutti i venerdì del mese di maggio, un momento di alta cultura direi, un momento nel quale veramente abbiamo la fortuna e l'onore di avere tra noi il dottor Governi, che insomma qui rappresenta la storia del cinema italiano e saprà bene descriverci, questa sera parleremo di Totò, ma saprà descriverci nei vari appuntamenti che si susseguiranno, artisti di prima insomma fama internazionale che hanno in qualche modo contraddistinto il cinema italiano, il più conosciuto cinema italiano degli anni, insomma dagli anni 50 a seguire. Quindi veramente ringrazio di vero cuore Tuscia Web, Carlo Galeotti, Pilati della Bellezza per aver scelto Bassano Teverina. Siamo veramente onorati di avervi qui stasera ospiti nel nostro territorio comunale, un borgo su cui stiamo investendo molto e su cui stiamo investendo soprattutto per la consapevolezza che i nostri centri storici, e questo sicuramente rientra anche tra i borghi più belli d'Italia, rappresentano un patrimonio inestimabile sul quale dobbiamo e abbiamo il dovere come amministratori pubblici di investire, perché soltanto attraverso la conoscenza e la valorizzazione di questi potremo avere delle ricadute importanti anche occupazionali su queste terre, quindi sulla Tuscia, sulla provincia di Viterbo, in questo caso sulla nostra Bassano Teverina. Quindi grazie e buona serata. Un consiglio: se riuscite a vedere poi dopo il borgo di Bassano Teverina, non è che è meraviglioso di più, ci sono delle vedute assolutamente meravigliose della nostra terra, insomma, una cosa, oltretutto dall'ultima volta che abbiamo fatto delle cose qui, sono stati aperti due belvedere, se ho capito bene, e sono bellissimi, insomma, e io consiglierei pure chi c'ha un po' di soldi di comprarsi una casetta qui, io se c'avevo i soldi mi compravo una casetta qua, subito. E niente, Andrea, inizi tu. Eccoci, allora io, buonasera a tutti, diteci se la voce arriva. Bene. Questa è la velina consueta. Oh, ma dentro le regole tu non mi leggo. Buonasera a tutti e benvenuti ai Pirati della Bellezza Extra. È sempre il Festival della Parola e del Pensiero, ma si concentrerà per 4 settimane, e questo è l'invito anche ai nostri relatori stasera, ai nostri interlocutori, il maestro Giancarlo Governi, per cui chiedo subito un applauso. E tra poco almeno due cose le diciamo, una per me particolarmente forte dal punto di vista affettivo. Concepiamo questi incontri sperando di ritrovarci tutti insieme a ogni appuntamento come lo sviluppo di un unico grande racconto che racconta la stagione più straordinaria del cinema italiano, ma al tempo stesso, e stasera penso che avremo modo di parlarne, racconta anche l'Italia che cambia, racconta l'Italia, racconta gli italiani, racconta i nostri punti d'orgoglio ma anche le nostre grandi fragilità. Allora, grazie a Giancarlo Governi, ricordiamo lo scrittore, giornalista, autore, presentatore di trasmissioni di successo come, e qui il cuore un po' mi batte perché io ero un ragazzino, maestro, lo ricordo, il primo titolo che vedo è Super Bowl, quindi la grande stagione dei fumetti in TV. Giancarlo Governi, grazie a nome di Nicche Casse, pazzi e terni. E l'ultimo chiude la porta dopo. E l'ultimo chiude la porta, resta a Muninsky e l'abbiamo detto tutti.
Il pianeta Totò, ritratti, autore, e questo diciamolo perché stasera siamo qui intorno a un libro, autore di più di 20 libri, biografie e romanzi. Quindi faremo questo viaggio tutti insieme. Oggi partiamo con l'immenso Totò e ci vedremo venerdì prossimo con Annarella, con la grandissima, straordinaria, dolcissima e terribile Anna Magnani. Terzo appuntamento Vittorio De Sica e poi Alberto Sordi, storia di un italiano, diciamolo pure. Allora, intanto i Pirati della Bellezza Extra è reso possibile, qui metto il massimo di professionalità, grazie al sostegno di Sigma, che ringraziamo con un caloroso applauso. E ovviamente di tutti gli enti e le aziende che annualmente sostengono le attività dei Pirati della Bellezza, il Carlo Galeotti Editore, quindi di tutta questa filiera che stasera si trova qui intorno a un tavolo a parlare di Totò. E il libro di Giancarlo, splendido, e adesso ruberò due secondi per dire veramente due cose, sarà in vendita all'ingresso della sala, il libro su Totò. Ogni sera avremo un libro, non ho capito se su Vittorio De Sica abbiamo problemi a reperirlo, arriverà. Abbiamo problemi a reperirlo, siamo a caccia. Nuove edizioni, non si riesce. Nuove edizioni. Non si riesce, però mi dicono i nostri amici di Fernandez. E ovviamente, ma Sava Sandir, l'autore, firmerà copie dediche in chiusura dell'incontro. Allora, due parole sul libro prima di passare la palla ai due protagonisti. Il libro è straordinario perché racconta Totò nel suo fascino, nel suo mistero. È un libro ricco di aneddotica, ma teso con uno stile affabile e al tempo stesso intrigante. È un libro veramente bello, ha una serie di apparati su cui poi magari troveremo modo di dire, che lo chiudono, che raccontano un intero paese, che raccontano un mondo, che ci raccontano. E quindi partiamo con Totò, vita, opere e miracoli. E allora partiamo dalla prima cosa che con Carlo ci siamo rimpallati, perché quando è che un personaggio è il segno di un intero paese e diventa una leggenda? Quando a Napoli si racconta che nottetempo Totò vada di casa in casa fra i bassi infilando banconote da 10.000 a sostegno, che trovate lì sotto tutte le porte. No, quelli sono dei soliti ignoti, sì, della banca. Questo è importante perché non c'è leggenda più grande di Totò. Poi arriveremo all'incipit del libro, però io su questa cosa di Totò, eroe e simbolo, Carlo, ne parlerei. Mi spiace, un attimo, diciamo, però andiamo subito su una cosa problematica, perché eroe e simbolo, ma poi è stato trattato malissimo durante la vita, diventa diciamo, importante non appena muore. E si comincia a vedere l'importanza di questo straordinario personaggio, che è una maschera. Credo che sia uno dei pochissimi attori italiani in cui c'è Totò e la malafemmina, Totò nel titolo dei film. Questo vuol dire che lui e la malafemmina, diciamo, lui superava, diciamo, il fatto di essere attore semplice, era personaggio in assoluto. Se iniziamo tu inizi il libro dalla fine, nel senso dal funerale, dalla morte, e la cosa è molto interessante perché proprio nel momento in cui lui muore si capisce che è scomparso un personaggio fantastico. Io la stessa sensazione ce l'ho avuto con Alberto Sordi, che ho avuto la fortuna pure di intervistare una volta. Anche lì, quando è morto, si è vista tutta Roma che stava là, perché era morto un fratello, era morto nel caso di Totò probabilmente un padre o per quelli della stessa età un fratello, ma insomma un personaggio assolutamente gigantesco. Se partendo dalla morte, quella giornata, quelle due giornate terribili, poi lui muore alle 3 di mattina, insomma, e la cosa più strana e straordinaria sono i vari funerali che gli fanno. Sì. Se ci racconti un attimo quell'episodio lì con cui si apre il libro. Io non comincio proprio così,
perché di solito si, quando si fa la biografia di un personaggio si comincia da nascere, è nato a Pinco Pallino nel giorno tot, pioveva, oppure c'era il sole quel giorno, eccetera. I genitori di Tizio, che è sempre. Ho raccontato di Totò perché proprio il suo revival, la riscoperta di Totò, è stato fatto proprio per i funerali, nei funerali. Lui ebbe tre funerali. Il primo funerale a Roma, perché lui è morto a Roma, era cittadino romano, abitava a Roma. A Roma è la città dove si faceva il cinema, quindi Napoli era il luogo del cuore, dove lui ogni tanto andava, come diceva, come ha raccontato Antonello. Lui si faceva portare a Napoli, a Vicolo Santa Maria Antesecola, durante la notte, Vicolo Santa Maria Antesecola nel quartiere, nel Rione Sanità, e doveva, si fermava la macchina e poi lui, aiutato dal suo autista, segretario, factotum, Cafiero si chiamava di cognome, mettevano 10.000 lire sotto ogni basso. La mattina dopo, quando il vicolo si svegliava, trovava, invece di trovare le bollette della luce, del gas, trovava invece queste 10.000 lire. È arrivato Totò, è venuto Totò. E quindi Napoli è sempre stato il luogo del cuore, mentre invece Roma era il luogo del lavoro. Morto a Roma, gli fecero un funerale molto rapido, a cui non poté partecipare la sua compagna Franca Faldini, perché non si erano sposati, perché allora stavano molto attenti a queste cose. E, certo, c'era ancora la battaglia per il divorzio, ma insomma la Chiesa si dette da fare in senso contrario. E poi dopo arrivò la telefonata di Nino Taranto, che oltre a essere stato un grande personaggio napoletano, anche lui più giovane di Totò, di una decina d'anni, era stato il partner di Totò per 5-6 film importanti, dove lui disse: ho fatto soltanto 5 film in 5 anni con Totò, ma mi sono dimagrito 10 kg, perché non sapevi mai quello che faceva Totò. Lui era un re dell'improvvisazione, faceva impazzire anche i registi. Lui, quando doveva fare una cosa che non sapeva quanto poteva durare, quello che avrebbe fatto, diceva: stai su di me, metti il massimo dello chassis sulla macchina da presa e stai su di me, mi raccomando, stai sempre su di me. E così successe quando, mi ha raccontato Mattoli, che è stato il suo regista di tantissimi film, quando la famosa scena degli spaghetti in tasca, che tutti conoscono, che di Miseria e Nobiltà, lì, per far vedere la frenesia di trovarsi davanti a questa tavola imbandita con questi spaghetti, questi maccheroni, come li chiamano i napoletani, no? A un certo punto lui è salito sopra il tavolo, ha preso questi spaghetti in mano, perché i napoletani li mangiavano con le mani, perché era un cibo di strada, no? Li mettevano dentro a dei rotoli di carta e poi li prendevano come se fosse stato un gelato, ecco. E poi a un certo punto, nell'euforia, l'ha preso e l'ha messo in tasca. Ma lì non c'era un precedente, perché ci sarebbe dubbità, diciamo, è stata fatta in tutte le salse. Quella scena in quel modo non c'era, questa cosa che... No, non c'era. Ad libitum, fai quello che vuoi. A quel punto si sapeva che lui improvvisava. E soprattutto su un argomento come questo, lui era chiaro che avrebbe improvvisato. E primo funerale, primo funerale si fa a Napoli, organizzato da Nino Taranto. La macchina il carro funebre che porta Totò, porta la salma, viene salutata fin dall'uscita dell'autostrada, con tutta un'ala di folla che arriva fino alla Chiesa del Carmine, dove si terrà poi il funerale.
alla Chiesa del Carmine trovano una piazza completamente piena, tant'è vero che il carro per riuscire ad entrare ci mette più di un'ora, perché si devono scansare, perché stavano come le sardine. E poi durante il funerale, dopo il funerale, arriva un signore anziano con un naso molto rovinato, perché si chiamava Naso e Cane, perché durante, quando era giovane, allora un bullo del rione Sanità, una lite con un altro bullo, questo gli aveva, con un morso gli aveva staccato un pezzo di naso, no? E questo si presenta a Liliana, la figlia, all'unica figlia di Totò, gli dice è stato fatto uno sgarbo alla Sanità, perché Totò è nato alla Sanità e il funerale doveva essere fatto alla Sanità. Allora mi fate la cortesia, questo è il mio biglietto da visita, quando siete comodi facciamo un altro funerale. E rifece un altro funerale a bara vuota, perché lui nel frattempo era stato inumato nella... e quindi il primo revival, il primo revival di Totò è stato sul feretro, al suo terzo funerale. Credo che nessuno nella vita abbia avuto tre funerali, nemmeno i personaggi più importanti della storia, nemmeno Marconi, che ne so. Quindi andiamo avanti, vediamo alcune singole. Alcuni sindromi di Totò, la ricerca del padre, la ricerca del nome e il fatto che tutti, chi lo conosceva, lo chiamava principe, anche perché lui ci teneva, insomma io chiaramente mi faccio tutto quello che ha scritto Giancarlo, lui ci teneva tantissimo a questa cosa, ma questo si percepiva anche in altre situazioni, insomma. E c'è questa, diciamo, lui è figlio di una ragazza madre, e cerca il padre a tutti i costi, sì. E poi nobiltà a tutti i costi. E poi se li compra. E poi se li compra. Se ci racconti anche questo. Lui nasce da figlio di ragazza madre, come ha detto Carlo, e porta il cognome della mamma, Clemente. Si chiama Antonio Clemente. Tant'è vero che lui non vuole chiamarsi artisticamente Antonio Clemente, perché lui non lo considera un nome, non ho un nome, l'unico nome che ho è Antonio, diminutivo Totò, mi chiamo Totò. E poi si mette a un certo punto alla ricerca del padre. E questo padre, lui lo raccontò in un libro che scrisse lui, che lo scrissero due persone, ma sotto dittatura sua, che si chiamava Siamo uomini o caporali. E racconta la storia di questa sua nascita, che è un po' una favoletta, a cui i parenti, i familiari, la figlia, la moglie, la compagna fanno finta di credere, però ci sono tanti elementi che dimostrano il contrario. E la signora Anna Clemente, la signorina Nannina, detta Nannina, si innamora di un marchesino, Marchesino De Curtis, uno spiantato naturalmente, e i due amoreggiano, viene fatto, come dicono i napoletani, lei rimane incinta, però il marchesino non ha nessuna intenzione di fare il suo dovere di sposare questa donna di umili origini, una popolana di origini, di umili origini. E perché il marchese padre, così racconta lui nella favoletta, non voleva assolutamente che suo figlio si imparentasse con un personaggio di così basso rango. E poi a un certo punto questo marchese muore, e devo dire che Marchese, il giovane De Curtis ci metterà 10 anni dalla morte del padre a sposare. La realtà non è così. La realtà è che lui ha conosciuto questo Marchese De Curtis, che era un nobile senza una lira, che lavorava nel campo del teatro, che faceva piccola gente di attori, di piccoli attori, che trovava qualche serata di qua, qualche serata di là.
lui a un certo punto la vicina gli dice: senti, se tu sposi mia madre io ti mantengo per tutta la vita, ti faccio fare il signore e mi dai il tuo nome naturalmente. E così lui si chiama De Curtis. Non contento di avere tutti quanti questi titoli di marchese eccetera eccetera, si mette alla ricerca di nobili spiantati. Napoli era piena di nobili spiantati, finché non trova uno che era addirittura erede al trono di Bisanzio, un certo Gagliardi. Alla fine, dopo tutta una serie di cose, in cambio gli dà un contratto, gli dà un vitalizio di 500, siamo negli anni, i primi anni 30, di 500 lire al mese, più il rimborso delle spese mediche, se non che il principe Gagliardi si mette d'accordo con un medico e gli portavano delle fatture fasulle che poi dividevano, facevano metà per uno. Diceva, signore della finanza, quindi vabbè, insomma, alla fine lui si ritrova, adesso se lo trovo. Aspetta che io in fondo c'è. Aspetta, lo leggo io perché me lo sono preparato. E in questo libro c'è, fra gli apparati, penso fosse questo Giancarlo, i nomi di Antonio De Curtis. Sì. Antonio Griffo Fogas. Originariamente di Antonio Clemente, Antonio, che poi diventa. Questo è i nomi di Antonio De Curtis. Antonio Griffo, sono sette righe preparate. Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Duca Scomneno Porfiro Genito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, Altezza Imperiale, Conte Palatino, Cavaliere del Sacro Romano Impero, Esarca di Ravenna, Duca di Macedonia e di Illiria, Principe di Costantinopoli, di Sicilia, di Tessaglia, di Ponte, di Moldavia, di Dardania, del Peloponneso, Conte di Cipro e di Epiro, Conte Duca di Trivasto e di Durazzo. Un applauso per Totò, ma anche per Giancarlo, che l'ha cercato tutti. Questo vi fa capire, diciamo, il malessere di Totò, una volta poi a queste esagerazioni, e poi ci piace anche perché era esagerato. Una volta mi ha raccontato questo Mario Mattoli, che è quello che ha fatto più film con lui, che praticamente lo ha lanciato e dal punto di vista cinematografico, perché lui è arrivato al cinema a 40 anni, perché prima è stato un grande del teatro leggero ovviamente, del varietà, poi dell'ama spettacolo e poi finalmente della grande rivista del teatrale, come lo chiamavano, con Anna Magnani tra l'altro. E a un certo punto mi racconta Mattoli che durante una concitazione di un set, a un certo punto gli dice: ah, tu Coso, spostati. Ah, Coso, sì. Coso a me. Ma io sono... E comincia. Gli recita tutte quante queste cose. E poi alla fine lo fa inginocchiare e con un bastone in mano lo fa Conte, non so di che cosa. Andando, adesso vediamo un pezzo di... L'ultima volta, ma aspetta, questa a proposito del nome, ormai no? Questo mi ha raccontato un signore di cui non ricordo il nome adesso, che faceva oggi lo chiameremo agente di strada, agente accompagnatore, no? E lo seguiva dove andava. A un certo punto, una sera, lui esce dal teatro, vanno a mangiare in un ristorante, dice a Perugia, vanno a mangiare in un ristorante di Perugia e poi a un certo punto, siccome lui era nottambulo, non aveva voglia di andare a dormire, dice facciamo un po' una passeggiata e si avventurano nei vicoli di Perugia, che a quell'epoca evidentemente erano tutti bui, non c'erano luci eccetera. E allora gli fa, dice senti, vieni qua, dice tu mettiti qua. Tu li sai i nomi miei? Non li sai? C'era un foglietto, gli tiro fuori, ecco.
io vado laggiù e tu me li leggi tutti quanti. Ma perché dobbiamo fare questa cosa? Fai come ti dico. Allora si nasconde, va nel buio completo e sente. Alla fine, torna a chiudere. E poi lui si va, omertà. Andando avanti, lui da Napoli poi arriva a Roma e c'è la conquista del teatro Iovinelli, che oltretutto è un teatro ancora bellissimo, credo adesso gestito da Dandini, credo che ci ho mangiato davanti al teatro. E, il segno della decadenza. Sì. E diciamo, il punto di riferimento per Totò è stato Giacomo De Marco, e lì gli rubò un po' di... Gustavo De Marco. L'ho scritto male, Gustavo. Corretto. E da qui prende molte gag, inizialmente. No, lui prende il Pesce Cillo, che forse voi avete visto molte volte quando si parla di Totò, quando io di nome mi chiamo Don Ciccio, Ciccio, eccetera, eccetera, ma tutti questi movimenti del corpo. Pascal. Lui viene a Roma perché a Napoli l'avevano fischiato. L'avevano fischiato perché lui proponeva una comicità surreale a questo popolaccio di gente che gradiva le battute salaci, quelle sul sesso, greve, movimenti di corpo, per intenderci, queste cose qua, no? Mentre invece lui proponeva questa, a un certo punto l'hanno fischiato. Lui si è incazzato molto con il titolo, ma Napoletano è preso e è venuto a Roma. A Roma però non ha trovato le porte aperte, tant'è vero che lui si viene ingaggiato, si va per dire ingaggiato perché non gli davano una lira, naturalmente, da un certo Capece, che aveva un teatro a Piazza Risorgimento, Piazza Risorgimento accanto a San Pietro, accanto alle mura di San Pietro, e lui abitava vicino alla stazione Termini e doveva andare a piedi e ritornare a piedi dopo aver recitato. Era, non so quanti chilometri si faceva a piedi, perché questo non gli dava nemmeno quei 4 soldi che servivano per il tram. E tant'è che quel giorno, a un certo punto, lui ha detto, si è impuntato, ha detto che voleva i soldi del tram, e questo l'ha cacciato via. Allora che cosa fa? Va al teatro Iovinelli e si mette a fare prima la maschera e poi lo strappo a biglietti, perché lì c'era De Marco. C'era De Marco, che lui era, non dico un suo maestro, nel senso che uno che insegna e un altro che impara, ma nel senso che lui gli piaceva imitarlo. E questo De Marco era un personaggio un po' guapo pure lui, e Iovinelli non era da meno, e Don Peppe Iovinelli, il proprietario del teatro. Un giorno lui arriva in ritardo, aveva l'abitudine di arrivare in ritardo in teatro, e quel giorno Iovinelli si incazza e i due si mettono a litigare, e a un certo punto De Marco prende un bastone, questi bastoni da passeggio, tenta di darlo in testa a Iovinelli, il quale invece glielo prende, lo strappa e glielo dà in testa a lui, glielo caccia via, a pedate, veramente a pedate. E Totò approfitta, dice: io sto qui da tanto tempo, se non volesse provare, e che sai fare? Era di Caivano questo, che sta in provincia di Caserta. Sì, che sai fare? Saccio fare De Marco, io sì, mo perché ha visto che ho cacciato via, tu sai fare De Marco. Mi provi? L'ha provato, è andato lui in scena al posto di De Marco. Poi nel cartellone c'era scritto: il giovane comico Totò nei panni di Gustavo De Marco, il bel cicillo di Gustavo De Marco. Poi il nome di De Marco diventava sempre più piccolo, il nome di Totò sempre più grande, alla fine il nome di
di De Marco sparì del tutto e diventò, è rimasto soltanto il nome di Totò, e lì comincia la sua grande carriera. Tenete presente che per, diciamo, l'arrivo di Totò e nei primissimi anni 20 a Roma, per i primi anni la documentazione è scarsissima, quindi i contorni dell'apprendistato di Totò a Roma si perdono, diciamo, sconfinano un po' nella leggenda, e poi comincerà l'ascesa, come adesso Giancarlo ci ha raccontato. Però Carlo, la maschera, perché la maschera ci piace, ci arriviamo alla maschera. No, fammi un po' di biografia e poi arriviamo a... Fai con la biografia. Poi io, diciamo, mi hai scritto, se tu me la sposti, io non ho la lucidità sua. Ce l'ho anch'io, la maschera. Ma è corretto un nome. Lui va a memoria, io l'ho sbagliato perfino a scriverlo, per cui vabbè. Giancarlo è impressionante per questa cosa, perché si ricorda assolutamente tutto, io non mi ricordo assolutamente niente. Vabbè. Altro capitolo. Totò e le donne, e nel senso la prima donna Castagnola con tutta la disavventura che c'è, poi la moglie e poi l'ultima compagna fra Cafaldini e la figlia, che oltretutto si chiama proprio come la Castagnola, che qui è... Liliana, sì, sì. Ma lì il nome è stato messo apposta proprio per la Castagnola o no? Sì, sì, è vero che Liliana Castagnola è sepolta nella tomba dei Curtis, che sta lì al cimitero del Prato. Adesso che ci racconta capite perché questa cosa è significativa, ci racconta quello che è successo e si capisce quanto è pesante il nome della figlia. Innanzitutto bisogna dire che Totò era, nonostante fosse un personaggio sui generis anche come aspetto, e era amatissimo dalle donne. Sua moglie Diana mi disse, com'era Totò? Mi disse, aveva tante cose strane messe insieme, aveva tante cose belle messe insieme in maniera strana. Gli occhi, la bocca, il naso, eccetera. Anche perché lui la maschera se l'è formata da solo. Se l'è formata da solo, si metteva davanti allo specchio anche da vecchio, così mi ha raccontato Liliana. Sì, un giorno preso da ragazzo. E prese un cazzotto da uno, giocavano a fare il pugilato, questo gli ha dato un pugno, era più grande di lui e gli è rimasto tutta la faccia deviata verso sinistra. Poi lui si esercitava davanti allo specchio proprio per cercare di rendere la mascella ancora più pronunciata verso la sinistra, e nello stesso tempo faceva tutti quanti gli esercizi per rendere il corpo completamente snodato. Lui è una marionetta umana, e oggi quelli che fanno, se lui avesse visto la break dance che fanno questi, che hanno inventato i ragazzi americani e che fanno ancora qualcuno anche in televisione, in teatro, eccetera, lui gli sarebbe piaciuto molto e direbbe che forse il brevetto è mio, no? Lui a un certo punto era un giovane ancora, però stava per sbocciare il grande successo per entrare in una grande rivista, ed era innamorato di questa Liliana Castagnola, che aveva 30 anni, aveva 4 o 5 anni più di lui, ed era ormai una bellezza sfiorita, passata. Era una donna che era stata amata, avevano fatto duelli per lei, non, tant'è vero che c'aveva anche una cicatrice che lei copriva con una frangetta, gli avevano sparato, quindi non... E a un certo punto Totò viene ingaggiato da una compagnia primaria che lo porta in giro, che è quello che poi lo lancerà, lo porterà in giro per tutta l'Italia. E però gli dicono, Liliana no, noi vogliamo te, Liliana no. Allora lui dà questa triste notizia per lei a Liliana, Liliana ci rimane molto male, però capisce, e però si suicida perché non può stare senza Totò, capisce che senza Totò la sua, e anche senza lavoro la sua fine
non ha più voglia di vivere e si suicida. Questa cosa sciocca tantissimo Totò, tant'è vero che perché si sentì anche colpevole di questo suicidio, tant'è vero che la sua figlia, quando nascerà sua figlia, la chiamerà Lichiana e lei è seppellita nella tomba di... Poi a un certo punto si innamora di questa ragazzina che era venuta a vederla a teatro, una ragazzina di Firenze, che è Diana Bandini Rogliani, che lei era minorenne, e scappa di casa per andare, prende il treno e va da tutto a Roma. E lui a un certo punto ha passato anche un guaio perché i genitori di lei lo volevano denunciare, forse l'hanno anche detto, addirittura denunciato, non sappiamo perché non abbiamo reperito nessun atto ufficiale. Comunque lui ha passato dei guai per questa donna, poi dopo lei è diventata maggiorenne, non abbiamo capito se si sono sposati o se non si sono sposati. Comunque loro divorziavano ogni 5 minuti. Perché? In Ungheria. Perché sì, poi non si sa, poi a quell'epoca inventavano delle cose, pagavi, ti facevano divorziare così. E l'Ungheria era diventato un paese dove facevano ambientare tutti i film fascisti, no? Siccome non si poteva parlare dell'Italia, allora si parlava dell'Ungheria, dove vivevano non dei poveracci come poi in realtà era, ma vivevano principesse, principi, marchesi, nobili, e gli ambienti erano tutti quanti quelli, tutti bianchi, eccetera. Tant'è vero il cinema dei telefoni bianchi, piccola parentesi, apro la parentesi, poi riprendo il discorso, e fu proprio Mario Mattoni, il grande regista di Totò, che a un certo punto c'aveva tutta questa scenografia tutta bianca, tutta bella, tutta sfolgorante, di lustrini, eccetera, e c'era il telefono di bacchelite nero, come si usava allora, e fa dire, questa roba che? Dice, questo è il telefono. Allora chiamò qualcosa e dice, dipingetelo in bianco, con la vernice bianca, e allora diventò il telefono, il cinema dei telefoni bianchi. Stavamo parlando di donne, però Totò era geloso, cioè era geloso come erano gli uomini di allora, loro erano gelosi della loro compagna, però la loro compagna, loro potevano fare quello che volevano, no? E lui naturalmente si racconta anche che andava in teatro qualche ora prima e le ballerine arrivavano a turno lì da lui, no? E, però lui era gelosissimo di sua moglie, era arrivato anche addirittura di mettere il portarco sulla soglia della porta, perché poi San Centrale c'erano le impronte. Era uscita, se la portava dietro nei primi tempi poi non poteva chiuderla, la metteva su in quinta quando recitava lui e poi a un certo punto si è accorto che c'era il pompiere che la guardava. Era una bella donna, il pompiere era un uomo, era fatto di carne ed ossa, guardava questa bella donna. Allora lui a quel punto, da allora, la chiudeva dentro il camerino e si metteva la chiave dentro la taschina della sciarmella. Questa donna poi era innamorata, poi nata questa figlia, non poteva sopportare questa gelosia e l'ha lasciata e si è sposato con un'altra donna, si è sposato con un altro uomo, e perché non si erano mai sposati, quindi non erano. E tant'è vero che lui scrive questa famosa canzone che ormai conoscono tutti, che è Malafemmina. La Malafemmina è lei e sua moglie. Tutti hanno pensato a Silvana Pampanini, ma in realtà non era Silvana Pampanini, probabilmente lui con Silvana Pampanini avrà avuto una relazione, ma insomma la canzone è dedicata a sua moglie. A un certo punto, quando ormai il matrimonio è rotto, lui incontra questa
questa giovane attrice che è Franca Fardini, che aveva già fatto un'esperienza a Hollywood, che è molto più giovane di lui, di idee molto aperte, e lui tanto è vero che la chiamava Ravasciolo, Ravasciolo era quello anarchico, quello mitologico, no? E perché aveva tutta una mentalità molto aperta, una mentalità molto, mentre invece tutto il contrario della mentalità sua. Giancarlo, ti posso chiedere una cosa su Franca, perché così torniamo all'inizio del libro, sì. Perché oltre la storia molto folcloristica dei tre funerali c'è anche un discorso di benedizione della salma, e forse quel compromesso trovato col prete che tu racconti nel libro, Franca che deve fare? Esce, ricordo bene? Deve uscire di casa, se no il prete non benedice la salma. E ci racconta nel 15 di aprile del 1967 che paese era l'Italia. Loro vivevano insieme, ma, se ho capito bene, penso di aver capito bene, la benedizione della salma richiede da parte del prete. Erano considerati pubblici concubini. Pubblici concubini. Totò non era, se ho capito bene, una figura comodissima nell'Italia di quel tempo. No, soprattutto lui non era religioso. Tant'è vero, lui quando fa la parte deve pregare, lui prega Vishnu, pensaci tu. Non mi dispiace, e Vishnu, pensaci tu, poi evidentemente poi a un certo punto quando Totò muore, il messaggero pubblica un necrologio del Grande Oriente d'Italia e dice il fratello Antonio De Curtis era massone, ma non interpretava la massoneria non come l'abbiamo conosciuta noi, quella massoneria, quella della P2, eccetera, di Geri, ma interpretava come un'associazione di volontariato e soprattutto di beneficenza. E lui naturalmente ritrovava nella massoneria, nelle opere della massoneria, lo sfogo alla sua voglia di aiutare gli altri. Una volta, mentre lui stava recitando in un film, c'era un ragazzo che faceva l'aiuto attrezzista, non so che cosa, insomma, e arrivava sempre in ritardo, e c'era il direttore di produzione che gli faceva, metteva la multa. Un giorno lui lo chiama e diceva: perché questo arriva sempre in ritardo? E io gli devo mettere la multa, però poveraccio, sai, questo deve prendere tre autobus e poi basta che uno arriva con un pochino di ritardo, lo perde e quindi arriva in ritardo a Cinecittà. E allora gli ha comprato una Vespa, gli ha detto: regalatagliela e non dite che gliel'ho data io. Cioè era fatto così, la storia delle 10.000 lire sotto i bassi, quindi è soltanto un esempio. La figlia Liliana mi disse che negli ultimi anni non lo facevano uscire senza soldi di casa, gli sequestravano tutti, perché lui se ne aveva uno, gli raccontava una storia pietosa, lui metteva la mano in tasca e gli regalava. Lo aspettavano anche fuori casa? Lo aspettavano fuori, sì. Perché dava 10.000 lire? Sì, capito? Chiudendo la questione donne, la Pampanini, il rapporto con la Pampanini, non so se ve la ricordate, era una cosa meravigliosa della natura, una delle donne più belle in assoluto italiane, anche ovviamente Totò ci prova in tutti i modi. Se ci racconti un po', intanto io non ho capito se insomma c'è stato veramente un rapporto, no? Ma questo non lo so, penso di sì, insomma, non la Pampanini mi pare. Ma sì, ma non ne perde una lui, quindi non vedo perché lei dovrebbe aver resistito. Vi racconto una cosa personale su Silvana Pampanini, cioè quando ero ragazzo io era l'esempio maggiore di bellezza femminile, era una maggiorata, no? C'aveva le misure,
eccessive, perfette ed eccessive. E poi un giorno io la conosco perché la devo intervistare proprio per questo pianeta Totò. Lei era ormai già una signora un po' anziana. Io la porto a Villa Borghese, lì c'era la casina delle rose, e un bel ambiente, eccetera. Poi la tratto benissimo, nel senso che mi metto d'accordo con il direttore della fotografia, mette dei velatini, insomma, faccio apparire di 20 anni più giovane. E quando poi la riaccompagno a casa, quando arrivo davanti a casa sua, lei mi fa: beh, non sali? Io ho detto: ah sì, ma 30 anni fa, perché non me l'hai detto 30 anni fa? Sì, andando avanti sempre nella mia piccola scritta, un ragionamento sugli attori, su un libro che poi anche ho fatto una divisione dei vari tipologie di attori. Non so se te lo dico perché ho trovato una definizione tua bellissima. I napoletani sono gli unici attori di scuola da curare. E la cosa mi ha impressionato perché, diciamo, con parole diverse io dicevo la stessa cosa, nel senso che io dividevo in tre tipologie di attori: le maschere e i personaggi che vanno oltre quello che interpretano, cioè è sempre Totò che interpreta. Poi c'erano quelli naturali, come li chiami tu, che io adesso non mi ricordo come li avevi chiamati, che, diciamo, della scuola di Scarpetta, e in Miseria e Nobiltà c'era proprio la figura di Peppiniello, che per i napoletani era il primo, diciamo, la prima volta che un nuovo attore, figlio dell'attore che interpretava, per poi andare dentro. Cioè, tutti gli Scarpetta, sia quelli che si chiamano Scarpetta di cognome, o quelli che hanno un cognome diverso come De Filippo, e ce ne sono anche altri che è inutile stare a raccontare, ma seminava figli dappertutto. Oggi sarebbe molto tenuto in grande considerazione Scarpetta, perché c'è questa crisi tutti quanti debuttavano dicendo padre. Luca De Filippo, c'è proprio la ripresa, lo presenta Edoardo e dice: questa, e poi gli manca un dente quella sera. E poi ci sono quelli d'accademia, che tipo Lorenzo Vivier, Gassman, diciamo questi tre settori. Totò è soprattutto una maschera, un tipo di attore che quando interpreta qualcosa è lui che interpreta qualcosa, non si medesima mai, o quasi mai, poi fino alla fine con Pasolini eccetera, in realtà fa l'attore, attore, insomma, lo dice anche lui. Ti ritrovi in questo quadro di tre tipologie di attori? Questo era un pezzo mio. Sì, anche perché poi Totò ha avuto, lui ha cominciato a recitare da vecchio, prima ha fatto dei film comici, e soprattutto dei film parodistici, Tarzan, Totò e Mocò, FIFA, Arena, eccetera, prendevano in giro i film seri sullo stesso argomento, no? Poi a un certo punto, un giorno lui vide Alberto Sordi, che faceva un giovane del suo tempo, che era l'americano a Roma, quello degli spaghetti, baccarone. L'ha provocato e io ti distruggo, me te magno, te distruggo, no? E lui rimane colpito da questo giovanotto che racconta un giovane, fa ridere raccontando un giovane del suo tempo. E lui a quel punto abbandona la divisa da comico, la butta proprio via, la riprenderà poi dopo per la televisione, quando farà delle cose per la televisione, ma poi però non si vestirà più da Totò, cioè con la bombetta, con la sciammeria, con al posto della cravatta una striglia di scarpe, e con i pantaloni al sommo fosso. Questa si leva la maschera, che era tipico del teatro leggero. Il comico doveva avere la divisa da comico, perché come entrava, siccome non lo conosceva nessuno, come entrava dicevano: ecco, quello è comico perché è vestito da comico. Poi se non faceva ridere, gli diceva: oh, faccia ridere,
lo fischiavano e, perché doveva combattere con, il pubblico. Il famoso Petrolini. Petrolini c'era un, dalla galleria c'era un, uno che lo disturbava a continuazione, lui smette di recitare e fa: io mica ce l'ho con te, ce l'ho con quello che ti sta accanto che ancora ti ha buttato di sotto. Però un'altra su Petrolino molto carini. Lui era fascista. Era fascista e teneva a diventare accademico d'Italia, se lo sarebbe non meritato, strameritato. Anche perché davano, oltre a delle onorificenze importanti, davano anche un vitalizio molto importante, no? E, però siccome Mussolini evidentemente aveva diffidava di questo signore che faceva Nerone, che poi era lui Nerone, no? Insomma, no? Il dittatore, no? E alla fine qualcosa gli devono dare e gli danno una onorificenza di cartone che non serve a niente, non... allora lui se la mette quel giorno che riceve questa onorificenza, se la punta sul petto, esce fuori dal sipario prima della recita e dice: il duce mi ha fatto questo grande onore e io me ne fregio. La presidenza non c'entra niente con Sordi. Allora a questo punto Totò vuole incontrare Sordi, lo invita a cena a casa sua e parla con questo ragazzo che lo faceva ridere, vestito da giovanotto del suo tempo, e si toglie e diventa un uomo comune. E tutti i film, il film che incomincia la nuova era è Guardie e Ladri, di Steno e Monicelli, che allora facevano la regia insieme. Guardie e Ladri è un film bellissimo, tra l'altro uno dei suoi capolavori. Poi dopo verranno anche La Banda degli Onesti, eccetera, eccetera. Quindi per me questo dà a Totò una nuova vita. Anche delle parti che non è sempre da protagonista. E certo, dà a Totò una nuova vita. Perché io ho studiato il comico, ho fatto anche un programma su Stanlio e Olio, quindi mi sono reso conto che il comico da vecchio non funziona più, non fa più ridere, perché la comicità è bambina, è infantile, e quindi tu vedi un vecchio rugoso che cammina male, non puoi ridere, non ti fa ridere. E infatti l'ultimo film di Stanlio e Olio, a Tollo K, si vedono questi due vecchi ingrizziti che facevano tutte quelle stupidaggini che facevano quando erano giovani, che facevano, hanno fatto ridere tutto il mondo. E Totò invece fa eccezione a questa regola. Totò fa ridere più da vecchio che da giovane. Tant'è vero, io ho anche polemizzato con alcuni biografi di Totò, studiosi di Totò, che io tra l'altro stimo, che hanno scritto delle cose bellissime, eccetera, perché dicono che in questa ultima fase Totò ha tradito la maschera, ma manco per niente, ha superato la maschera, si è dato una nuova vita e ci ha dato forse il Totò quello che rimane, perché il Totò vestito con la bombetta con la sciamleria oggi fa ridere molto meno, forse non fa ridere nemmeno per niente, mentre invece il Totò di Guardie e Ladri, di soliti ignoti, di quelli che ormai conosciamo tutti qua, fa ridere come, ecco. Perché vorrei che questa cosa bellissima che hai detto adesso si intrecciasse anche con un percorso di riflessione su quello che pochi sanno. Io ho scoperto, qualcuno sa, qualcuno no, qualcuno non in pieno, il percorso verso la cecità completa e quindi anche il cambio di passo nella comicità. Perde un primo occhio e poi perderà il secondo. Vogliamo ricordare tutti e due i momenti, perché è incredibile che un comico...
non vede quasi più per niente. Non vede nulla tranne di qualcosa al margine del campo destro, questo è nel libro, racconta... Sì, guardare così, ti guardavo così, perché c'aveva la periferia dell'occhio, c'aveva una... di una comicità come seduta, lui che era stato veramente la pirotecnia del corpo, della mobilità del volto, ma anche del corpo snodabile, a un certo punto privilegia la parola per ragioni di necessità. Ma lui voleva sempre Mario Castellani come attore in tutte quante le sue rappresentazioni, anche quelle cinematografiche. Lui lo faceva assumere come attore se c'era una parte adatta per lui, oltre non come aiuto regista, che poi era l'aiuto regista suo. Lui arrivava sempre alle 2, che la mattina facevano loro, facevano delle cose dove non era presente lui, e poi lui arrivava e aveva già mangiato, perché si svegliava a mezzogiorno, faceva colazione, andava in bagno, alle 2 si presentava sul set, lo riceveva la cosa, lui naturalmente salutava il regista, come va, si informava della salute di quello, di quell'altro, eccetera, eccetera, e poi diceva a Castellani: Castellani, che facciamo oggi? Dice: no, principe, si fa la scena di quando lei fa questo, quest'altro, cosa, ah buona questa, leggi il copione, leggi, ah buona questo, senti, perché non cambiamo qua, io dico questo, poi dopo lui invece risponde con quest'altra cosa, poi io faccio quest'altro, eccetera, eccetera, scrivi, prendo la pizza e scrivi, questo scriveva, e faceva un'altra cosa. Una cosa, né quello che c'era scritto né quello che lui aveva fatto modificare, tutta una cosa completamente diversa, e se si ripeteva la scena gli faceva ancora un'altra cosa, cioè stare presso a Totò, come dice Nino Taranto, veramente significava sottoporsi a una fatica improba proprio. Un salto indietro, una cosa che non voglio saltare assolutamente, il Totò tra virgolette politico, nel senso che tu racconti di quella gag che lui fa quando c'è l'attentato a Hitler, tutte cose che io devo dire non sapevo, cioè il libro è pieno di aneddoti. Lui fa una gag che si mette i baffetti la sera del quando si sa. Si fascia tutto. In una scena che rappresenta dove lui non è presente, che rappresentava tutt'altra cosa, lui si veste, si fascia tutta la testa, tutte le cose, eccetera, eccetera, e poi camminando come lui, si mette i baffetti, tutto il pubblico sa che avevano fatto l'attentato, no? Poi lui, se ho capito bene, non dice una parola. Se ci spieghi il rapporto di Totò con regime, partendo da questo episodio che ci hai raccontato, e anche a un paio di definizioni che tu dai, perché tu parli di Totò antifascista, sì, lui, e poi di Totò socialista, umanitario, monarchico, sì. Che mi sembra bellissimo. Sì. Allora, se ci spieghi il Totò politico. Il Totò politico è questo: lui naturalmente è attratto dal personaggio Mussolini, come è attratto dal personaggio Hitler ancora di più. Gli piace Mussolini col mascellone, con la voce, con tutte le cose, da oratore, no? Mentre invece Hitler con questo linguaggio da matto, con questi baffetti così strani che c'è soltanto lui, nessuno portava i baffi così, no? Ed è come grande imitatore, grande satiro, questi sono due soggetti che fanno la fortuna degli attori satirici, no? Poi naturalmente lui aveva la sua filosofia, non nasce mobilissimo innanzitutto e poi diventerà ricco, però non ha dimenticato la povertà, tanto è vero che aiuta moltissimo gli altri, che lui sfoga con la sua grande generosità, quindi è sicuramente, oggi diremmo di sinistra,
quasi un monarca. Quindi lui è fedele al re. Poi la sua filosofia dice che sembra Carlo Marx raccontato al popolo, cioè l'umanità si divide in due classi. Carlo Marx diceva gli sfruttati e gli sfruttatori, gli uomini e i caporali. Gli uomini sono gli uomini comuni che vengono sfruttati dai caporali. E quindi la politica è la lotta fra queste due categorie di umanità. E sopra che c'è? C'è il re, il monarca, che naturalmente attenua tutte quante queste differenze e che tra l'altro anche abbatte tutte quante le distanze quindi lui è un socialista monarchico. E oltretutto c'è il bisogno di era piaciuto questo personaggio strano che si chiamava Achille Lauro, che non ha niente a che vedere con questo cantante di oggi, che poi si chiama in tutt'altra maniera. E poi cantante, secondo me, è una parola grossa, scusate se lo definisco cantante, non saprei come definirlo. Allora, questo qui era un grande armatore napoletano che era monarchico, però partito nazionale, partito monarchico popolare, era populismo lui comprava i voti dando una scarpa a sinistra prima delle elezioni e poi non credete a tutti i politici che stanno qui, non credete a tutti che prendono appunti, hai visto uno si è segnato, è una scarpa prima, una scarpa. Sì, mi piaceva molto a Totò perché vedeva realizzato questo monarca che faceva del bene al popolo, ecco, insomma, no? E tanto è vero che durante la campagna elettorale lui viene invitato, la prima volta che viene invitato in televisione al Musichiere di Mario Riva. A un certo punto, mentre sta parlando con Mario Riva, improvvisamente, senza nessun motivo, gli dice: viva Lauro! E lui dice: ma che ci azzecca? Dice: niente, però mi piace Lauro. Da allora l'hanno segato, eh? L'hanno segato lui ha lungo tempo, una grande visione, molti anni, nello studio 1, con la famosa bellissima Comina, c'era, ecco, no, poi lui ha avuto durante il coso, durante il dopo l'8 settembre a Roma si forma la Repubblica di Salò e Roma è occupata dai tedeschi. E lì sono 10 mesi di terrore, quello di Roma Città Aperta, per intenderci, le fosse arteatine. E Totò era uno che dava fastidio. C'è un mandato di cattura? No, a un certo punto viene un tedesco, un militare tedesco, che faceva parte della polizia tedesca, che ammirava Totò. Va a casa e gli dice: domani vi vengono ad arrestare voi e i fratelli De Filippo, e Totò e Peppino De Filippo. Lui fa tempo ad avvisare Totò e Peppino e se la squaglia, e naturalmente va a finire a Valmontone, o Valmontone non sapeva, scopre che accanto c'è a pochi chilometri c'è Colleferro, a Colleferro c'è una polveriera, proprio lì, quindi no. E niente, poi c'è l'episodio di Anna Magnani che magari raccontiamo un'altra sera. Mi cagate sotto, Sì, certo. questo ci no, ci vediamo in 10. Questo ci vediamo in 10. Va bene. Ma anche questa della Magnani è potente. Lei, adesso il testo qui non me lo ricordo. Lei a un certo punto recitava una specie di monologo e finiva con la parola libertà su cui caricava molto davanti ai tedeschi, ai fascisti, tutti neri, tutti
e così me l'ha raccontato Marisa Merlini, Marisa Merlini, che era per la parte della sua compagnia. E a un certo punto Cristiano diceva: se voi, se tu continui a dire questa parola libertà, qui veniamo qua, facciamo un macello, vi tiriamo una bomba sul palcoscenico. E allora lei, signora Magnani, mi raccomando domani sera questa parola cambiamola, cambiamola. Ma ci penso io, non vi preoccupate, no? Quando arriva il momento, stanno tutti quanti col fiato sospeso, tutti preoccupati, tutti che dirà, perché cosa è? E poi dice, vi cagate sotto, aria per respirare, aria per respirare. L'applauso ancora più forte che avesse questo. Io volevo ricordare però il rapporto con la Magnani e Risate di Gioia, che secondo me è un film fantastico da tutti i punti di vista. Io non so, la critica non credo che l'abbia raccolto, e se ci spieghi il rapporto con la Magnani, sia diciamo, nella spettacolo, nella rivista e poi nel cinema, e anche le difficoltà che c'era la Magnani a girare con un Totò con cui aveva poi un rapporto forte. Lei un giorno accusa Totò, dice che si era messo d'accordo col datore Luci, che metteva in ombra lei e il Luci soltanto lui. E soltanto così si spiegano come vengono accolte le battute sue. Le battute sue ridono tutti, a me ridono poco. E allora Totò, tu pensi questo? Benissimo, si mette d'accordo col datore Luci, domani sera questo sketch che facciamo, questo duetto, tu a me metti completamente al buio la luce soltanto su di lei. Le risate furono ancora più forti di Totò. Allora lei disse, con te c'è niente da fare. Giancarlo, questa cosa che emerge molto forte dal libro è la spalla. Il comico ha sempre la spalla. Sì. Nino Taranto adora Totò. Aldo Fabrizi lo soffre, è amico ma neanche piuttosto geloso. Peppino De Filippo si becca una mano nella porta. Era incontenibile Totò in scena? Sì, no, perché lui con uno come Peppino De Filippo, che rendeva moltissimo nei momenti passivi, quando soffriva, lui faceva la parte del carnefice. E Totò e Peppino faceva molto bene la parte della vittima. E naturalmente sono andati avanti, hanno fatto un sacco di film, fra di loro mi pare 13, 14, 15 addirittura. E mentre invece Fabrizi era uno che ci voleva stare, è romano Fabrizi. E Fabrizi è uno che voleva essere, anche lui non voleva essere vittima, voleva essere carnefice. E poi capiva che a un certo punto, su certe scene, Totò guadagnava su di lui, e quando guadagnava su di lui, lui si metteva a ridere e gli rovinava la scena. Si metteva a ridere e diceva: scusate, ma a me questo mi fa ridere, io non c'è cosa fa niente, no? E devo dire, poi Totò la rifaceva, faceva ridere ancora di più, quindi non c'era nessun timore da questo punto di vista. Però nella vita erano molto amici, nel senso che forse Fabrizio è stato l'unico attore, l'unico collega che ha frequentato anche nella vita, soprattutto quando era viva la mamma di Totò, che viveva con lui, perché sapeva cucinare, grande cuciniera come Fabrizi. c'era un gioco facile come spalla, la più grande è stata Peppino, in ogni caso, nel senso, io ti consiglio sempre di vedere i film Peppino e Totò oscurando Totò, e si vede un Peppino assolutamente siderale, quando se avessimo avuto qui uno schermo avrei portato questa scena della lettera, avrei raccomandato a tutti di non guardare quello che ha fatto Totò, tanto lo sapete tutti a memoria.
guardate quello che fa Pippino, la sua passività, non riesce a trovare il foglio, gli spazi sul foglio, si gira tutto quanto intorno, poi suda. Lui è il contadino, questi sono personaggi che vengono da un'Italia rurale e la raccontano proprio in pieno miracolo economico, capito? Però loro rimangono legati a questo mondo. Totò per esempio combatte con questi contro questo mondo attuale con la sua lingua, che è una lingua eccezionale, che dice da qualche parte deve essere, non segnati. Cioè il linguaggio della burocrazia, lui lo ritorce contro il suo interlocutore. Eccolo qua. Siamo uomini o caporali? Io sono uomo di mondo, ho fatto 3 anni di militare a Cuneo, un po' variante nelle vesti di un prete, io sono un prete di mondo, ho fatto 3 anni di seminario a Cuneo. È la somma che fa il totale. Non sono mica fiaschi che si abbottano. Le chauffeur sono le chauffeur, per dire le affaire sono le affaire. Pazzecole, bisquille e pizzellacchere, a prescindere. C'è uno che gli parla, fa tutto il discorso difficile, lui improvvisamente lo interrompe e dice, da prescindere. Tampoco, Ezia e addio, per Ezia e addio, ma mi faccia il piacere, se ne vadi, a me se non concesso. Quando c'è la salute a uno che ha appena finito di elencare le sue innumerevoli malattie, e tanto ci voleva, esegui per ossequi, si faccia dare 2 schiaffi, vedrà che si troverà contento. Quando dico una cosa è la saggezza che parla. L'ho detto a priore di Anzio, E che modi sono questi? Ogni limite ha una pazienza, i suoi modi sono interurbani. Io sono figlio vedovo di madre unica. Poi dice che uno si butta a sinistra. Parli come parli, chiamatemi onorevole. No, la mia coscienza non me lo permetterebbe. Io sono parte europeo e parte napoletano. Per modo per finire. Ricordare un'altra battuta che mi piace tantissimo, è dire, lei è cretino, si infondi, lei è cretino. Due poi c'era il nostro, c'era Pino Peruso, sì. Riprendeva questa battuta e diceva, parli, si attenta a come parla, misuri le parole e non misurate, risultò per cretino preciso. Riusciamo a fare una cosa rapida così chiudiamo. Se ci dici 2 secondi incontro Pasolini e Totò, ma proprio 2 secondi. Sì. È famosissimo l'incontro. Guarda, loro a un certo punto Pasolini va a trovare Totò. Non si conoscevano ovviamente, come poteva Totò conoscere Pasolini, no? E si porta dietro Ninetto Tavoli e sono vestiti con un jeans un po' sporco, Struscito eccetera, no? E vanno a casa che Totò gli diceva nel suo salotto buono, stanno seduti lì su questa cosa. Poi a un certo punto lui sapeva che Pasolini era un omosessuale, lui aveva terrore degli omosessuali, sa perché, non so, era un altro mondo allora in quell'epoca, e lo sta ad ascoltare, gli offre qualche cosa, poi questi se ne vanno e lui prende il DDT, spruzza tutto quanto il divano dove si erano seduti questi due disgraziati con il DDT. Perché poi però dopo lui diventano molto amici con Pasolini. Tant'è vero che era forse uno dei pochi a cui lui consentiva di farsi dare del tu, e
e farsi chiamare Totò e basta. Lui fa questo Cellini senza capire assolutamente niente di che cosa trattasse questo film. Anche noi non abbiamo capito niente, no? No, siamo sinceri. È un film bellissimo, c'è molto bello tra l'altro l'episodio interpretato di Frate Cicillo che parla con gli uccelli, no? Che è interpretato da Totò, forse una delle sue cose più belle di tutta la sua filmografia. Allora, il film Uccellacci Uccellini racconta della morte e delle liturgie. La cosa, il corvo che poi loro ammazzano e se lo mangiano è il marxismo. Voi avete capito questo? E quindi Totò, che cosa voi avete capito di questa cosa? Assolutamente niente. Però lui il film l'ha fatto volentieri, cioè. Poi dove ci sarà un altro film suo, sono due episodi, Cosa sono le nuvole e la sua ultima, è la sua ultima interpretazione cinematografica, quando loro sono le due marionette che sono state puntate nel, con Domenico Modugno, con Domenico Modugno che fa il canta, che fa Montezzaro, e c'è cosa dice che guardano le stelle finalmente, dal cielo, che bello, 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 quanto è bello, e che cosa? Ah, le nuvole, che cosa sono? Che cosa sono? Le nuvole, e che cosa sono le nuvole? Boh, e finisce il film. Allora, come tutte le cose belle, non ho sentito bene l'applauso. Allora abbiamo presentato Idee in vendita all'uscita e il maestro è pronto a fare il firmacopie. Totò, vita, opere e miracoli di Giancarlo Governi. Su miracoli. Allora, vita e opere è intuitivo. Miracoli perché lui ha 50 anni dalla morte, è più vivo di prima, quindi è un miracolo. E poi il popolino napoletano crede che lui faccia miracoli, e manda delle lettere alla sua tomba, al cimitero del pianto, lui gli chiede dei favori che si chiedono ai santi. Come San Gennaro. E dice, tu come San Gennaro non sarai, ma come padre mio, perlomeno sì. Allora, grazie a tutti voi, ci vediamo venerdì prossimo alla stessa ora in questo stesso luogo, sempre con Giancarlo Governi, per parlare di Dannarella, la grande Anna Magnani. E c'è, mi dicono le banconote. Dobbiamo fare il film su di te, su Totò. Dobbiamo farlo, mi fate morire, lo devo fare. Il doppiatore di Totò, lui è Totò, lui è Totò. Senti, Francesco, ti saluto.